Buonasera, buonasera a tutti voi. Ecco qua, vedo che c'è click, che c'è clack. Sono gli specialisti. Chi sono loro? Li conoscete, bambini? Ma no, non li conoscete? Ma chi sono loro? Ma sono in tanti. Ma lei è un dottore? È un dottore? Sì, confermo. E questo è il suo collega? È il suo collega? Chi? Lui. Chi? Lui. Lui? È il suo collega? No, non si sa. Sì. Sì, bene, bene. Iniziamo bene. Intanto ringrazio il pubblico per aver aderito all'iniziativa di solidarietà di questa sera. Un applauso a tutti voi. Il ricavato consentirà di regalare un sorriso ai bambini ricoverati all'ospedale Muffalini con la clownterapia. Ringraziamo gli sponsor, ringraziamo Romagna Iniziativa, ringraziamo il Banco di Credito Cooperativo. Devo leggere. Ecco, perfetto. La sa memoria, perfetto. L'assessorato alla cultura del comune di Cesena, nonché tutti coloro che hanno contribuito. No, così no, ragazzi, però. Dovevo leggere! Nella serata. Oh, facciamo un applauso a questi dottori, ma tra noi, e ringraziamo proprio per la presenza, c'è l'assessore alla cultura del comune di Cesena, Cristian Castori. Ci siamo un po' confusi con questi dottori, questi specialisti, questi professori. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti da parte dell'amministrazione comunale. Io sarò molto breve perché i musicisti scalpitano per iniziare questo bellissimo concerto. Devo dire che è sempre un'emozione vedere il teatro stracolmo, vederlo stracolmo fino all'oggione. Sappiamo tutti come il teatro Bonci nel corso della sua storia abbia giocato un ruolo importantissimo nella comunità, un ruolo sociale, e devo dire che l'associazione che ha proposto l'iniziativa di questa sera ha avuto anch'essa un obiettivo così importante, quella di attribuire al teatro un ruolo di questo tipo. E devo dire che è da venerdì sera che il teatro ospita iniziative così importanti, e credo che per un assessore, un amministratore, sia veramente importante poter contare sulla proposta delle varie associazioni culturali della nostra città. Devo dire che il fine di questo concerto, di questa giornata, è veramente lodevole, perché quando si raccolgono risorse per devolverle, per far crescere, per fare migliorare i reparti del nostro ospedale, credo che sia veramente da apprezzare, e vorrei veramente rivolgere un applauso da parte di tutto il teatro a chi ha pensato e voluto questa iniziativa. Chiudo dicendo che molto spesso lo diciamo a parole, ne siamo convinti, però non riusciamo a concretizzare anche il ruolo della cultura, e credo che la cultura oggi, perché ovviamente il concerto che ci apprestiamo ad ascoltare andrà in quella direzione, giocherà un ruolo altrettanto importante all'interno di un luogo particolarmente significativo, direi uno dei più significativi, assieme alla Biblioteca Malatestiana, della cultura cittadina, che è il Teatro Bonci, ovvero il Tempio dell'Arte, come lo definì il sindaco Sozzi nell'immediato dopoguerra. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Grazie assessore, grazie per essere stato qua con noi. Io non so se sono in buone mani o in cattive mani, ma ormai sono qua. Intanto ringraziamo anche il Teatro della Rosa, ringraziamo la SD Force Academy Star Wars Light Cyber Combat, e poi avremo con noi il direttore del Conservatorio Paolo Chiavacci, e così il direttore d'orchestra Walter Bernardeschi, i musicisti, e ringraziamo anche l'ASL. Perfetto, ecco, mi mancava. E anche Elisabetta Montesi, responsabile del progetto Pediatria a misura di bambino, e nonché il dottor Marcello Sella, primario della pediatria e terapia intensiva neonatale. Ho detto bene? Perfetto. Allora, a questo punto direi che io augurerei a tutto il pubblico una buona serata. Noi ce ne andiamo. C'è concerto, cosa dite?
gioia. A voi un buon divertimento da Gianfranco Gori. Immaginiamo una realtà senza tempo. Immaginiamo un mondo senza confini né strade. Immaginiamo una soglia di luce che ci trasporta nello spazio avvolgente delle armonie, dove si vince la forza di gravità solo ricercando il suono perfetto, la musica. L'universo senza fine vive di musica. Nell'universo infinito ci perdiamo, navighiamo leggeri, senza gravità. La musica nasce dal nulla, entra dentro di noi, entra nella nostra anima, ci nutre, ci appassiona, ci coinvolge, ci sconvolge. Ritorna nello spazio per nutrire altre anime all'infinito. La musica è parte di noi e ci rende unici e irripetibili. Siamo tutti a bordo della nave spaziale Teatro Spazio Tempo. Sintonizziamo la fantasia, viviamo le emozioni, lasciamoci trasportare senza riserve, ricordando il passato, vivendo il presente, immaginando il futuro. Questa è l'alba della musica.
Ogni luogo è concesso al cavaliere del tempo, cavalcando impetuoso il vascello del vento. Giorni di mare, notti di mare, anni di mare. Ma nessun mare così grande da non poter essere attraversato. Guarda lontano, mio capitano, non c'è viaggio senza coraggio, non c'è coraggio senza paura. Mille e mille volte ancora, e ancora mille e mille onde di nuvole, prima di immaginare la grande isola e lambire la sua riva. Mio capitano Jack Sparrow, dovunque vorremmo andare, andremo. Una nave non è solo una chiglia, uno scafo, un ponte, delle vele. Ciò che la perla nera è in realtà è libertà. Thank you.
scorre la timida sabbia nella clessidra di Crono. Granello dopo granello, granello dopo granello. Scorre veloce in un flusso costante e scandisce il mio tempo. Sono attimi e secoli, sono giorni e millenni. E ancora i tamburi degli antichi guerrieri cantano agli avi un'ode al coraggio. Il potere risiede dove gli uomini credono che il potere risieda. È un trucco, è un'ombra sul muro. Un uomo molto piccolo è in grado di proiettare un'ombra molto grande. Il mondo è cambiato, lo sento nell'acqua, lo sento nella terra, lo avverto nell'aria. Tutto ebbe inizio con la forgiatura dei grandi anelli. 3 furono dati agli elfi, 7 ai re dei nani, 9 alla razza degli uomini, che più di qualunque cosa desiderano il potere.
Ma tutti loro furono ingannati, perché venne creato un altro anello nella terra di Mordor. L'oscuro signore forgiò in segreto un anello per controllare tutti gli altri, e in questo anello riversò tutta la sua malvagità e la sua volontà di dominare ogni forma di vita. È venuto da me, è mia, è la mia gioia, è mio, è il mio tesoro. We'll be right back.
milioni di milioni di milioni di stelle. Oh. Ma mi domando, come cavolo fa a reggersi tutta sta baracca? Perché per noi, in fondo, è abbastanza semplice fare un palazzo. I mattoni, la calce. Ma lassù, dove ce le metto le fondamenta? Calzinati? Dov'è che andremo a stare? Ma mio nonno fava i mattoni. Mio babbo fava i mattoni. Faccio i mattoni anche a me. Ma la casa mia, dov'è? Thank you.
qualche minuto varcherete questa soglia e vi unirete ai vostri compagni. Verrete smistati nelle vostre case. Corvo rosso, tasso rosso, grifondoro, corvo nero e serpe verde. Non ci saranno sventoli di bacchetta o stupidi incantesimi. Non mi aspetto che molti di voi apprezzino la sottile scienza e l'esatta arte del preparare pozioni. Ai pochi scelti dal fato che possiedono la predisposizione, io posso insegnare come stregare la mente, irretire i sensi, anche imbottigliare la fama, approntare la gloria, fino anche mettere un fermo alla morte. Tranello del diavolo è un spasso mortale, ma il sol gli fa male. Il diavolo odia la luce del sole. Lumus solem!
Piovono stelle sulla via delle ombre, svegliando dal limbo inquiete creature. Sinuose si cercano per trovare pace. Ombre di nebbia su questo tragitto, ombre di sabbia ai piedi del monte, ombre di rabbia rapite dal vento. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono. La fede, e per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Thank you.
Dammi il tuo ventre, pallida Venere, che io possa generare la stirpe dei re, destati i destini dei predestinati. Giù nel profondo c'è l'embrione dei prescelti, indaco e porpora. I due nuovi nati senza peccato e senza paure. Non colpite le loro sacre forme con manti o con peli. Copriteli solo con polvere d'oro, vestiteli solo di verità, una verità senza parole, una verità universale. La loro musica ci salverà.
Navi spaziali ribelli hanno ottenuto la loro prima vittoria contro il malvagio impero galattico. Durante la battaglia siamo riusciti a rubare i piani dell'arma decisiva dell'impero, la morte nera. La principessa Leila sfreccia a bordo della sua aeronave custode dei piani che possono salvare il nostro popolo e ridare la libertà alla galassia. Un giovane Jedi, mio allievo, fu sedotto dalla parte oscura della forza. Si chiamava Anakin Skywalker. Oggi lo chiamano Darth Vader. Aiutò l'impero a dare la caccia ai cavalieri Jedi e a distruggerli. I Jedi sono praticamente estinti. Siamo rimasti in pochi. Ma oggi la forza è con noi. Thank you.
Abbiamo sentito dei bis in sala, quindi maestro, concediamo un bis. Sì. Bene, maestro, allora abbiamo anche dei ringraziamenti da fare, intanto le passo subito la parola. Sì, allora intanto ringrazio il pubblico numeroso, numerosissimo e grazie di cuore veramente. E poi voglio ringraziare l'amico Gianfranco Gori che è stato un collaboratore insostituibile e preziosissimo, così come la dottoressa Elisabetta Montesi, che sono stati veramente due collaboratori pubblici. Grazie di cuore veramente. Ho fatto tanta fatica a portare avanti questa cosa. Poi voglio ringraziare il mio conservatorio, tutto indistintamente, iniziare dal direttore maestro Paolo Chiavacci, che vorrei consiglio accademico, tutto consiglio amministrazione, tutto il reparto amministrativo, i collaboratori scolastici che sono stati veramente eccezionali, perché immaginate a trasportare tutta quella percussione dal conservatorio, abbiamo fatto le prove fuori da un'altra scuola, poi riportarle in conservatorio, poi portarle qui, sono stati veramente unici. Vi voglio nominare Fabrizio Francini, Loredana, non mi ricordo il cognome, poi c'era Cristina Perazzo, mi sembra, la Rosella, la Mirna e rimane la Rosaria, mi sembra. Vabbè. Non dimenticherò mai i colleghi, tre dei quali sono qui con noi che suonano, altri sono in platea, altri hanno collaborato in tanti modi diversi e li ringrazio veramente, veramente di cuore, tutti indistintamente. Naturalmente mi unisco ai ringraziamenti per gli sponsor che ci hanno sostenuto, ovvio, ringrazio il Comune di Cesena e quant'altro. E niente, adesso direi che se il maestro vuol dire due cose, poi ho un ultimo ringraziamento speciale da fare. Bene, passiamo la parola al maestro Paolo Chiavacci. Buonasera a tutti. La prima cosa che voglio dire è che mi aspettavo una serata speciale, ma c'è un po' di groppo ancora, perché veramente è una serata indimenticabile, come ancora non ho visto, diciamo, in questo conservatorio. Quindi vorrei fare una raccomandazione. L'altro giorno leggevo che Debussy, tantissimo, ha detto che studiare uno strumento è un po' una schermaglia amorosa, dolcissima, che dura tutta la vita, però è una battaglia difficile da portare avanti. Da quando si comincia piccoli di così, vedete che qui dentro ci sono i piccoli, poi ci sono quelli più grandi che aiutano i più piccoli, quelli grandi, diciamo, siamo noi. Ed è tutto un lavoro difficile, tanto da portare avanti, un lavoro di sacrificio che le volte che possiamo vedere, che viene fatto con il sorriso sulle labbra, veramente il nostro cuore di musicisti veramente si apre. Quindi per noi è una serata veramente speciale e la raccomandazione è aiutiamoli. Io in questo caso lo dico come direttore ma anche come babbo, sono due qua dentro. Proteggiamoli, non è facile, sappiamo che vuol dire in termini di risorse, in termini di tempo, in termini di tutto, però è un impegno che ci dobbiamo prendere, perché una realtà di questo tipo è un bene prezioso per la città. Grazie direttore, grazie maestro. Loro sono i nostri cavalieri Jedi del conservatorio. Con questo ringraziamo anche gli amici della Force Academy, Elvira, i figuranti teatrali che sono qui con noi. Vediamo che fa sul palco i clown dottori. E chiamo anche Elisabetta Montesi, responsabile del progetto Pediatria Misura di Bambino, qua sul palco. Se, ecco, un applauso a Elisabetta e il dottor Marcello Stella, primario di Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale. Anche loro sono cavalieri Jedi, in
un altro spazio-tempo, ma sempre il nostro. Quindi siamo ancora a bordo di questa grande astronave, perché non finisce qui. Rimanete quindi lì a bordo nelle vostre posizioni. Passo la parola a Elisabetta. Ciao Elisabetta. Ciao Gianfranco, buonasera a tutti. Io vorrei ringraziare, insomma mi aggiungo ai ringraziamenti per ringraziare innanzitutto il conservatorio, il direttore che è qui, che ha voluto questo concerto, ma un ringraziamento particolare lo devo rivolgere al maestro Bernardeschi, che è qui fianco a me, che oltre ad aver diretto egregiamente questa fantastica orchestra di giovanissimi, e immagino che dietro ci sia una fatica enorme perché sono tutti da coordinare, quindi un lavoro veramente enorme dietro questo concerto, ma soprattutto perché ha voluto fortemente che questo concerto fosse dedicato al sostegno della clownterapia nelle aree pediatriche dell'ospedale Maurizio Bufalini, quindi gliene siamo davvero tanto grati, perché ha voluto così coniugare la solidarietà, lo spirito di solidarietà con la cultura musicale. La musica è terapia, la musica è salute, la musica è vita, e quindi questo connubio per noi è importantissimo, oltre al fatto che ovviamente ci aiuta a sostenere la clownterapia. E poi volevo ringraziare gli sponsor. Gli sponsor abbiamo qui in sala presente la presidente di Roma Iniziativa, Francesca Amadori, che saluto e ringrazio, la Banca di Credito Cooperativo Romagnolo, e Teleromagna, che realizzerà uno speciale questa sera, ha fatto delle riprese, chi lo vorrà vedere, martedì e mercoledì sera, martedì alle ore 18 e mercoledì sera alle ore 19, canale 14. Ringraziamo anche Teleromagna per questo servizio, e infine un ringraziamento a Gianfranco Gori, che ha, oltre ad essere la voce recitante, è stata la regia di questa bellissima serata. Grazie a tutti davvero, consegno al maestro questo nostro ricordo, è una sorta di smile che ricorda appunto il sorriso, visto che i clown dottori portano un sorriso ai bambini ricoverati. Grazie ancora. Dottore, un'iniziativa importante per il nostro importante. Sì, grazie. Io ringrazio tutti i presenti, anch'io come Elisabetta, perché qualsiasi sforzo consenta di migliorare la salute dei bambini ricoverati è naturalmente lodevole. La salute non è soltanto l'aspetto fisico, ma anche la parte emotiva, ed è bello come delle cose impercettibili, come lo stato d'animo e come lo sforzo che questi ragazzi hanno fatto con l'esercizio quotidiano si sia trasferito in un aiuto concreto nel miglioramento del benessere di altri bambini. E quindi questa è la forza che passa da questi ragazzi a quelli più sfortunati in ospedale. Grazie a tutti voi veramente. Grazie dottore, grazie Elisabetta, grazie direttore, grazie Paolo. Dottore, proprio la forza che è con noi, con lo spirito di Star Wars. Vediamo, intanto facciamo una bella iniziativa, vero? Hanno un piccolo dono da lasciare a tutti i nostri musicisti, clown dottori. Bene, lo facciamo dire da loro? Campanella. Campanella e? Fanfo e campanella, venite qua. Cosa proponete? Ecco, cosa avete in questo sacco magico? Abbiamo dei piccoli nasini rossi. Ah, che a questo punto io direi che li possiamo offrire a tutti. Esatto. Mentre allora facciamo un applauso a tutto, dietro l'organizzazione, la pilone, il clown dottore. Quindi regaleremo a tutti i ragazzi, intanto potete già distribuirli. Grazie maestro, intanto lei. Allora, adesso mi prendo qualche minuto, me ne direte dopo di tutti i colori, ma io devo farlo. Voglio presentarvi l'orchestra, che l'orchestra è composta da professori, alcuni sono venuti volentieri ad aiutarci. Noi in conservatorio non abbiamo tutti gli strumenti, tipo corni, fagotti, basso tuba, eccetera. E abbiamo chiamato comunque ex allievi e professori che collaborano regolarmente con noi. Poi ci sono tre o quattro insegnanti, docenti, poi ci sono allievi, anche qualche allievo esterno, di
gli altri licei musicali di Forlì, eccetera, e poi i nostri ragazzi, i più grandi, quelli in procinto di laurearsi o diplomarsi, che hanno fatto da tutor ai più piccoli, e poi abbiamo il vero nucleo della Maderna Junior, i più piccoli, quelli che vanno dai 16-17 così, a scendere fino, dite udite, agli 8 anni di quest'anno. Io adesso ve li presento Ermalì. Vabbè, partendo diciamo dagli aggiunti, allora, e cominciamo. Abbiamo tra i violini Stefania Pozzi e Marta Donati. Stefania Pozzi, Marta Donati. Potete consegnare in anni. Tra le viole Mascia Turci e Claudio Castagnoli. E Serena Bernardeschi. Tra i violoncelli abbiamo Cecilia Amadori, e poi passiamo ai fiati, con i flauti abbiamo Fagioli, Francesco, Elena Canarecci e Federica Ferreri, tutti ex allievi del conservatorio. Poi abbiamo Guarini, Annibale alla Loboe, Massimo Amadori, clarinetto, Agostino Babbi e Corbelli Luigi, i fagotti, i quattro corni, meravigliosi quattro corni, Giovanni Cacciaguerra, Cristina Candoli, Catalini Claudio e Michael Cavallari. Poi passiamo ai tromboni, Valentina Broccoli, Claudio Podeschi e Lorenzo Roccoli. Il basso tuba, Fausto Civenni. I pianisti, Giulia Cori e Jacopo Cavazzini. E abbiamo chiuso il cerchio degli aggiunti. I docenti sono tre, però hanno la loro... Maraldi Maurizia al flauto, Bruno Bergami, clarinetto, e Gianni Valgemigli, contrabbasso. Gloria anche per gli allievi esterni, che sono anni ormai che vengono a collaborare con noi, molto, noi li accogliamo, ne accoglieremo anche molti di più, e loro vengono con gioia. Per le viole, nelle viole abbiamo Letizia Monti, Letizia Ravitti e Agnese Ragazzini, che sono allievi al liceo musicale di Forlì al Masini della professoressa Mascia Turci, che abbiamo nominato. Poi Alessandro Nanni, le tromba, e Anna Bertozzi, trombone, allievi della professoressa Valentina Broccoli, e Marco D'Aquino, allievo del liceo artistico musicale di Forlì. Adesso passiamo agli allievi interni del conservatorio, i tutor, i più grandi. Nei violini primi, Teresa De Revisis e Angelo Testori. Secondi violini, Costanza Lugaresi, Susanna Pettinato, Elena Zucchini, Alice Lombardi, le viole Giacomo Sisti, Eleonora Zerbini, i violoncelli Matilde Melucci e Daniela Morbidelli. Contrabbassi, Chiara Carolina Casadio, Simone Francioni, Pietro Agosti, Alessandro Bozza, Marani Lorenzo e Michele Alessandri. All'oboe, Pedrelli Edoardo,
Rachele Messina, clarinetto. Angelica Tavare, al clarinetto basso. Francesco Olivi, la tromba. E poi Casadei, Casadio, perché sono passato le percussioni. Casadio, Guido, Caparrucci, Simone, Tifonio, Zenni, Agostino, Riccardo e Fabio Enrico. Casadei era lui, era un fu. E finiamo gli allievi grandi con Cecilia Di Stefano. E adesso veniamo, cominciamo ad arrivare al nocciolo della questione. Gli junior medi, cioè medi intendo quelli che ormai sono 3-4 anni che sono da noi, che hanno cominciato a venire a 9-10 anni così, adesso ormai sono grandi, 14-15 anni, figuriamoci. Nei primi violini abbiamo Frisoni Umberto. Chiavacci Michelangelo. Santi Davide, Yul Dio, Emily Zattini, Alice Paglierani e Isacco Pagliarani. Secondi violini, Gaia Giulianelli, Chiavacci Beatrice, Rossi Serena Francesca, Alessandro Miola, Fabiana Di Fonte, Samuele Morelli, Marco Togni, violoncello, Giada Moretti, Sara D'Abbiaz, Zotti Piana, Gatti Damiano, Sant'Andrea Ippolita. Finiamo con i fiati, Simona Ciani, Camilla Cesari, Stefano Faricelli, Marta Puliti, sax, trombe, Scarpellini, Tommaso, Costanza Dal Monte, Chiara Garavini, Elisa Valgimigli. Ecco, e adesso chi manca? Mancano le stelline, le dolcezze dell'orchestra. Ve li chiamo qui e adesso li vedete. Ve li chiamo in ordine di età discendente. Cominciamo con Alexandra Rocchi, 11 anni. Giulia Benvenuti, 11 anni. Gatti Vittoria, 11 anni. Montalti Tommaso, 11 anni. Ambra Zotti, 11 anni. Andiamo vertiginosamente. Anna Negroni, 10 anni. Diego Porta, 9 anni. Agnese Del Vecchio, 9 anni. E poi, udite, Diana Bolognesi, 8 anni. Adesso dite proprio guarda. Adesso ditemi voi, come faccio? Come faccio? La Rachele! Una Rachele! No, è perché il dulcis in fondo, no? Grazie. Rachele Benedetti. Ho scritto tutto. Allora,
prima di tutto voglio dirvi però una cosa, che abbiamo Damiano, che è un grande, un veterano, e Alexandra Rocchi, che oggi compiono gli anni. Quindi, giornata speciale. Allora, voglio solo dirvi che Ambra, clarinetto che vedete qui, ha iniziato a suonare, a studiare il clarinetto a gennaio di quest'anno. A dicembre non sapeva neanche cosa fosse il clarinetto. È venita, lei è la sorella di Diana, la figliola della nostra collega Caterina Criscione del Conservatorio, e è venuta ad ascoltare i nostri concerti di Natale l'anno scorso e ha detto: io voglio entrare lì dentro, io voglio suonare il clarinetto. A gennaio ha messo le mani sul clarinetto, a settembre era in orchestra e adesso è qui. Questo... Diana, vieni qui, come fare? Quando è arrivata in orchestra ho detto, boh, la guardavo, dicevo, ma, e la sua professoressa, perché ecco, fermi tutti, tutti questi bimbi, più o meno, adesso scuso il clarinetto, cioè, sono tutti allievi della scuola Saccomatto della professoressa Teresa Tondolo, che ringrazio sconfinatamente, non solo loro, Umberto, Alice Pagliarani, Emily, insomma moltissimi dei più grandi anche sono suoi allievi. E ogni anno, quest'anno mi ha mandati sei e ha detto: guarda, tieni d'occhio Diana. Beh, sì, certo, quando è arrivata ha detto: tengo d'occhio, dove? Ah, è qui, tenuto d'occhio Diana. Guardavo, dicevo, ma lei le note le fa tutte, oh. Lei le note le fa tutte, ha il suo violino da guerra proprio, che si sente da lì a lì, però l'importante è far tutte le note e lei le fa come tutti gli altri. Loro hanno avuto le loro parti e gli MP3 già st'estate, li hanno ascoltati da soli, li hanno studiati, a settembre abbiamo iniziato le prove, sempre precisi, puntuali, tutti sempre lì, abbiamo lavorato come dei negri, poi adesso sono riusciti con grande soddisfazione a far questa cosa. Però per finire vorrei chiamare un'altra stellina, la nostra Alice Lupetti, la Pip Chanteur. Alice ha 10 anni, ha cantato con un'orchestra di 100 elementi davanti a 700 persone al Bonci. Alice ha una particolarità, stasera ha cantato come voce bianca, ma lei canta già con la voce impostata da soprano. Se ha voglia, se hai voglia di farci sentire, non c'ha voglia, infatti gliel'ho detto prima, se hai voglia ci fai sentire, se no no, cioè lei chiudete gli occhi, la sentite cantare, pensate a una soprano e invece è lei, quindi vi assicuro che ne sentiremo parlare ancora tantissimo. Bene, ragazzi, l'astronave ci aspetta. Dobbiamo partire per un altro viaggio fantastico, un altro mondo meraviglioso, quindi ai vostri posti, che i pirati dei Caraibi ci aspettano sulla loro nave. Grazie, tanto un applauso al maestro Walter Bernardeschi. Tempo di suonare.
l'orchestra Maderna Junior. C'è chi rimane, c'è chi si lancia nello spazio infinito. A questo punto l'ultimo di Star Wars per chiudere, ecco, mentre i palloncini scoppiano, no? Ma se l'ultimo di Star Wars, magari se c'è Empira pronta, no, già nel foyer che sta insegnando ai piccoli geni come usare la spada laser.
Destra Maderna Junior. Maestro Walter Bernardeschi, tutta l'orchestra. Un ringraziamento anche al professor Pardini per aver venuto via Marcordi. Grazie a tutti voi per essere stati qua con noi in questa giornata. Ricorderemo. Grazie a voi. Sì. Mi guardavo, è stato bravissimo. Ah, già, è venuto.